bene! America contro il resto del mondo. Una sfida di forza e abilità. Non mi scappi. Ad affrontarsi i migliori soldati d'élite. Dannazione! Incredibile, ha fatto boom! All'attacco! Il denaro non vale niente su questo campo di battaglia. Sì! E l'unico premio che conta è l'onore. Forza! Questo è Corpi Speciali, ultima sfida. Mi chiamo Mac. In 10 anni di servizio nei Navy SEALs, ho visto i migliori soldati del mondo agire sotto pressione. Stiamo per mostrarvi come. La prima squadra è composta da Ray e Rob, degli US Navy SEALs, la mia vecchia unità. SEAL sta per Sea, Air and Land, mare, aria e terra, ed eccelliamo in tutti e tre i campi. Siamo specializzati in guerra non convenzionale e combattimenti ravvicinati. Il nostro pane quotidiano? Discrezione e forza letale. Nei Navy SEALs ho fatto cose di cui non mi credevo capace. La seconda squadra è formata da Sonny e Maxim, degli Spetsnaz, i famigerati corpi speciali sovietici. Durante la Guerra Fredda avevano un piano per l'impiego di bombe atomiche delle dimensioni di una valigetta. Gli Spetsnaz sono pronti a ricorrere alla forza bruta, se necessario. Sono ancora qui. È la mia più grande vittoria. Infine, la squadra Jolly, Paul e Jay, i mercenari di una compagnia militare privata. Jay era nei Marines, Paul nell'esercito. Come mercenari, il loro compito è proteggere i pezzi grossi per le pericolose strade di Baghdad. Paul è esperto di armi a lungo raggio. Io di tattica. Abbiamo ottime possibilità di vittoria. Signori, grazie per aver accettato di partecipare. È un vero piacere avervi qui. Abbiamo preparato 5 sfide per testare la vostra capacità di adattarvi, improvvisare e vincere. Ecco come funzionerà. Vi affronterete in una serie di sfide brutali. Prima, un turno di velocità. La squadra che vince riceve un vantaggio tattico per la sfida successiva, il turno per l'immunità. La squadra che vince questa va dritto in finale. Le 2 squadre rimaste si affronteranno nel turno di eliminazione. Chi perde torna a casa, chi vince passa in finale. Vincete la finale e sarete dichiarati vincitori di Corpi Speciali, ultima sfida. Primo round, la prova di velocità. Questa sfida metterà alla prova le vostre abilità in condizioni di stress fisico e sotto pressione. Ecco che cosa dovete fare. Dovete percorrere una distanza pari ad un campo da calcio di corsa, raccogliere mirino, munizioni e arma e tornare alla linea di tiro. I bersagli sono 5 nemici armati di mortaio. Vincono la sfida i primi che abbattono tutti e 5 i bersagli. Nella testa di ogni bersaglio c'è un vasetto pieno di tannerite che esploderà all'impatto. Così sapremo che avete segnato un punto. Userete uno Steyr SSG-08. Spara cartucce 338 La Pua, perfette per abbattere bersagli morbidi. Lo 08 spara i La Pua ad una velocità superiore a quella del suono. Significa che potete eliminare il nemico prima ancora che senta lo sparo. Soldati, pronti? 3, 2, 1, all'attacco! C'è un abile tiratore in ogni squadra, ma lo Steyr è un fucile nuovo e nessuno di loro l'ha mai usato. Potrebbe vincere chiunque. I mercenari sono in testa, seguiti dagli Spetsnaz. Rob, dei Navy SEALs, è l'ultimo. Per abbattere gli ex nemici della Guerra Fredda dovrà accelerare il passo. I SEALs sono addestrati per andare, fare quello che devono fare e tornare. Questa caduta potrebbe costargli caro. I mercenari sono in posizione e pronti a sparare. Lo vedo, vai. Fucile pronto. Spara quando vuoi. Era la prima sfida e toccava a me sparare. Non ero per niente nervoso.
Il resto della competizione dipendeva da questa sfida. Già. Se avesse sbagliato, senza dubbio sarebbe stato di pessimo umore. Niente, primo bersaglio. Gli Spetsnaz sono pronti a fare fuoco. Sono ancora tutti a zero punti. Potrebbe passare in testa a chiunque. Niente, bersaglio mancato. E non finisce qui. Le nostre squadre ignorano che faremo esplodere delle cariche per simulare le condizioni sul campo di battaglia. I Navy SEALs sono ultimi a causa della caduta di Rob. Sono caduto come un bambino di 2 anni. Se non recupereranno adesso, non recupereranno più. Forza, Rob! Il compito di Sonny è quello di aiutare Max ad aggiustare la mira per centrare il bersaglio. Un centimetro troppo sotto. Gli Spetsnaz sono fortunati. Abbattono 2 bersagli con un colpo solo. Un pezzo di vetro volante provoca la seconda esplosione. Che incredibile fortuna! La prestazione di Max è stata perfetta. Velocità, precisione, movimento. Tutti ben dosati. Paul, il mercenario, è un tiratore addestrato. Il mio compito era contrastare i cecchini che riuscivano a posizionarsi senza farsi vedere. Io dovevo ammazzarli prima. Vediamo come se la cava con lo Stire. I mercenari segnano 1 punto. Un altro nemico perde la testa e i mercenari pareggiano con gli Spetsnaz. Finalmente i Navy SEALs sono pronti all'attacco. Forza, Rob, vai! Colpito! Un colpo e i Navy SEALs rientrano in gara. Colpito! Sono più bravo di loro e sono anche più veloce. Le 3 squadre sono tutte a 2 punti. Bersaglio 2 eliminato, bersaglio 3. I mercenari vogliono rimontare. Terzo bersaglio, vai! Eliminato, bersaglio 4. Un colpo e i mercenari tornano in testa. Gli Spetsnaz pareggiano. Il prossimo, mezzo metro a destra. 4 punti per i russi, nonostante Max non avesse mai usato uno 08. Ero un cecchino. È come andare in bicicletta. Spari un paio di colpi e ti ricordi subito come si fa e quello che devi fare. Se adesso Max farà centro, gli Spetsnaz vinceranno la prima sfida. Troppo a sinistra. La partita è ancora aperta. I Navy SEALs riusciranno a recuperare? Sì! Ma gli Spetsnaz centrano il 5° bersaglio. Cessate il fuoco! Cessate il fuoco! Vincono il 1° round di Corpi Speciali Ultima Sfida. Ci hanno stracciati. È umiliante. I russi vincono un importante vantaggio tattico per il prossimo round. Siamo stati di parola. Abbiamo dato il massimo. Avete abbattuto i bersagli a tempo di record. Purtroppo abbiamo avuto un imprevisto. Arrivando in ritardo ho iniziato a sparare per ultimo e ci è costato la vittoria. Cosa avete imparato per quanto riguarda la comunicazione o per le prossime sfide? Non cadere? Giusto, che vi serva di lezione. US Navy SEALs e mercenari devono impegnarsi se non vogliono tornare a casa. Nel round per l'immunità testeremo delle abilità fondamentali. Oggi le guerre sono combattute spesso in città, dove il nemico può nascondersi all'interno di strutture in cemento. Aprile 2004. I Marines avanzano dentro Fallujah. Decine di insorti aprono il fuoco dall'interno di un edificio. Per affrontare il nemico, gli americani devono buttare giù i muri. Nella prossima sfida, le squadre dovranno abbattere la copertura del nemico per eliminare il bersaglio. Bene ragazzi, tutti qui. Sarà una sfida facile e veloce. Dovete attraversare una trincea fino ad un bunker. Fatta irruzione, troverete la mitragliatrice M240 e le 500 munizioni nascoste al suo interno. Questa mitragliatrice è stata prodotta più di 50 anni fa. Grazie alla sua affidabilità e all'incredibile potenza di fuoco, ancora oggi è la mitragliatrice più usata al mondo. Dovete prendere l'M240, le munizioni e abbattere la seconda barriera. Fatto questo, portate l'arma alla posizione di tiro finale. Il bersaglio si trova dietro ad un muro di mattoni di cemento alleggerito.
Con le nostre telecamere noi possiamo vederlo, voi no. Raggiunta la linea di tiro, preparatevi a sparare. Dovete aprire una breccia nel muro fino a vedere il bersaglio e poi distruggerlo. La prima squadra che ci riesce vince la sfida. Non solo, salta il round per l'eliminazione e se ne va dritta in finale. Spetsnaz, avete vinto l'ultimo round, perciò riceverete un vantaggio tattico. Alla posizione di tiro finale troverete ad aspettarvi 200 munizioni a nastro. Quindi potete cominciare a sparare appena arrivate con l'M240. Studiate una strategia e poi ci rivediamo qui. Inizio a correre come una furia. Distruggo l'ostacolo. Prendo l'arma e poi elimino quel muro. Siamo concentrati sull'obiettivo, ossia combattere. Non ci importa quello che fanno loro. Molto profondo. Non è che i russi vogliono intimidirci, sono solo fatti così. Non ho paura di dirlo, vinceremo noi. Gli Spetsnaz vogliono sconfiggere i vecchi nemici della guerra fredda, i SEALs. 3, 2, 1, all'attacco! Non abbiamo detto loro che avremmo provocato delle esplosioni vicino alle trincee. Questi soldati sono addestrati per restare concentrati anche sotto al fuoco. Ma quando ci si sente troppo sicuri, si rischia di diventare imprudenti. All'attacco! Seconda sfida. Navy SEALs, Spetsnaz e mercenari si danno battaglia per l'immunità. Dovranno percorrere queste trincee di corsa, irrompere in un bunker e prendere una mitragliatrice, poi usarla per distruggere un muro ed eliminare il bersaglio dietro di esso. Ma dovranno riuscire ad arrivare sani e salvi. I mercenari fanno irruzione per primi. Non ci ho pensato troppo su e mi sono lanciato con tutto il corpo contro le assi di legno. A quel punto o mi ritrovavo con un trauma cranico o diventavo un eroe. Il lavoro di squadra è fondamentale per arrivare alla linea di tiro il prima possibile. Ho trovato l'arma! Io le munizioni! I russi fanno irruzione con molta cautela. Non ci siamo tuffati di corsa, non serve. Se siamo capaci di sfondare le barriere in corsa? Sì, certo, come tutti del resto. Ma perché lanciarsi come pazzi e rischiare di cadere? Trovata la mitragliatrice? Sì. I mercenari arrivano per primi alla linea di tiro. Vediamo se servirà. Ray esce dal bunker, all'M240. Mentre Rob lo segue con le munizioni. Le tre squadre sono pari. Ora dipende tutto da come decidono di buttare giù il muro. Pronto? Sì. I mercenari sono i primi a sparare con l'M240. Sistemata la mitragliatrice, si spara a volontà. Non devi essere preciso, ma distruggere tutto. Le strategie di ogni squadra riflettono l'addestramento ricevuto. Mi sono trovato in una situazione simile a Fallujah. Devi mirare al centro per far crollare i mattoni. Non conoscono né l'altezza né la posizione del bersaglio, perciò stanno aprendo una breccia al centro, così avranno un'ampia finestra per individuare il nemico. Gli Spetsnaz sono addestrati per usare il massimo della forza. Non passano notti insonni per i danni collaterali. Sonny e Max stanno distruggendo il muro, ma hanno cominciato dall'alto. Devi tirare a indovinare. Non sai dov'è il bersaglio, ma devi eliminarlo il prima possibile. Perciò devi scegliere da dove cominciare. Americani e russi mirano un po' troppo in alto. I mercenari invece al punto giusto. Chi avvisterà il nemico per primo?
I mercenari fanno centro. Cessate il fuoco! Bravo! I mercenari spiazzano gli avversari con una vittoria decisiva al round per l'immunità. Fantastico! Non poteva andare meglio. Già, sì. Che c***o. Ottimo lavoro, tecnica perfetta. Grazie, signore. Avete cominciato al centro e avete aperto una breccia lungo la larghezza. Una mossa intelligente. E appena avete visto un po' di verde, avete eliminato il bersaglio. Ottimo lavoro. Grazie. Volevamo questa vittoria e abbiamo vinto. Ecco di che pasta siamo fatti. Ho mirato troppo in alto. Ho tirato a indovinare, ma... Sì. Ho sbagliato. Tutto qui. Mi dispiace, Rob. No, non fa niente. I Navy Seals devono accettare la realtà. Hanno perso un'altra occasione per battere i vecchi nemici. Non sono soddisfatto della mia prestazione. Ho deluso Rob. Farò meglio domani. È importante che non abbiano vinto gli Spetsnaz. Spetsnaz, Seals, dovrete affrontarvi nella prossima sfida. Chi vince rimane, chi perde torna a casa. Diamoci da fare. Nel round di eliminazione sul nostro campo di battaglia torna a scaldarsi la guerra fredda. Chi perde va a casa. Penetrare in un edificio e affrontare dei combattenti nascosti è il pane quotidiano nelle missioni di guerra urbana. I corpi speciali devono avere riflessi fulminei e un istinto impeccabile. Libero! Nel combattimento ravvicinato non c'è una seconda possibilità. Signori, la sfida nella kill box è diversa dalle sfide affrontate finora perché gareggerete individualmente. Un soldato di ogni squadra sfiderà uno dell'altra in uno scontro diretto. Combatterete all'interno di una cosiddetta kill box, una stanza quadrata con pareti di 9 metri in cui ci sono 3 porte su ogni lato. Non saprete quale porta userà l'avversario, ma solo che entrerete da lati opposti. Una volta dentro, avrete 30 secondi per colpire il nemico più volte possibile. Come si vince? Facile! Mettete a segno più colpi letali dell'avversario. Chi perde, torna a casa. Avrete 10 simunition da 9 mm ciascuno per la vostra beretta 92F. La beretta 92F è l'arma da fianco d'ordinanza dell'esercito statunitense da più di 25 anni. È precisa e letale. I proiettili macchianti simunition sono le munizioni non letali più realistiche al momento. Andate a prepararvi. I Navy Seals sono determinati a battere gli Spetsnaz. Si sentono così sicuri che trovano addirittura il tempo per un piccolo progetto artistico. Abbiamo fatto una lapide. In memoria di ciò che sta per succedere, dice: Sonny e Max riposino in pace. Vennero, bevvero e tornarono a casa. Anche i russi vogliono vincere, ma restano impassibili e spietati. Abbiamo una missione e la portiamo a termine. Quando combatti, gli affari personali non devono influenzarti. Lo stile dei russi è entrare e distruggere tutto. Più ti alleni, più possibilità hai, ma non sei mai sicuro. Con le macchine stai tranquillo, ma c'è sempre il fattore umano. Sei sicuro solo se gli lanci una bella bomba atomica. Per primo tocca a Rob, dei Navy Seals, contro Sonny, degli Spetsnaz. Soldati, pronti! Tre, due, uno, all'attacco! Spetsnaz sovietici contro US Navy Seals, faccia a faccia nella kill box. Tre, due, uno, all'attacco! L'americano Rob ha una buona visuale di questo spazio vuoto. Se il russo Sonny lo attraversa, Rob può mirare e colpirlo. Eccolo che arriva. Mancato, 0 punti. Non è mai facile colpire un bersaglio in movimento. Il russo cerca un punto per prendere la mira. Questo movimento continuo è una collaudata tecnica degli Spetsnaz. Nella vita reale, quando perlustri un edificio, il nemico è esperto, muoverti ti salva la vita.
Rob segue l'addestramento dei Navy SEALs. Ci chiamano i chirurghi perché spariamo solo quando è necessario e non perché abbiamo voglia di sparare e basta. Mancano pochi secondi. Uno dei due deve fare la sua mossa. Sonny copre molto terreno. Tanto movimento potrebbe ripagare. Sonny ha girato Rob, che è rivolto dalla parte sbagliata. Mancato! Ancora zero punti! Era l'occasione perfetta, ma l'ha mancato per un pelo. Può capitare, non stiamo parlando di chilometri e minuti. È una questione di centimetri e secondi. Cessate il fuoco! La battaglia ad armi pari con notevoli manovre difensive finisce con zero punti. Allora, 0-0, avete pareggiato. Avete alzato la posta in gioco per i vostri compagni di squadra. Sì. Devono assolutamente vincere il prossimo round. Dipende tutto da questo round fra parti opposte della cortina di ferro. Ray, degli US Navy SEALs, contro Maxim, degli Spetsnaz sovietici. L'ultima battaglia per l'onore e la patria. Chi vince porta la squadra in finale. Chi perde, torna a casa. Pronti? 3, 2, 1, all'attacco! Max è in continuo movimento. Di nuovo la tattica degli Spetsnaz. Ma Ray agisce diversamente. Max correva come un pollo senza testa. Ray lo colpisce. Max si sporge troppo e Ray segna un punto. 1-0 per i SEALs. Max pareggia, 1-1. Ray si è allontanato troppo dalla copertura e il pollo ha contrattaccato. Max si lancia dritto su Ray. Cerca di passare in vantaggio con un ultimo colpo, ma l'americano si difende. Ray segna un punto. La mossa coraggiosa di Max gli si ritorce contro. Ray lo centra al torace, conquistando la vittoria. Cessate il fuoco! Gli US Navy SEALs vincono il round di eliminazione. I russi tornano a casa. Max, Sonny, vi ringrazio per aver partecipato. Purtroppo devo salutarvi. Sappiamo di che pasta siamo fatti. Qui non è una questione di chi è più bravo. Chiunque può uccidere chiunque in qualsiasi momento. A volte il meno bravo ammazza il più bravo. È la vita. Sonny e Max sono degli ossi duri, ma alla fine gliele ho suonate. La vittoria sugli Spetsnaz dà agli americani la giusta carica per affrontare i mercenari in finale. Non vediamo l'ora. Sì. Esatto. Vogliamo saltargli alla gola. La finale si articola in due sfide. Nella prima si vince un vantaggio tattico. Chi lo ottiene può usarlo nella battaglia finale. SEALs, avete superato la prova per rimanere in gara. Davvero ottimo lavoro. Questa sfida sarà incentrata su velocità e precisione. La sfida per il vantaggio tattico prende spunto direttamente dalla guerra in Afghanistan, dove i veicoli militari statunitensi sono spesso bersaglio di IED. Solo nel 2011 i talebani hanno piazzato più di 15.000 IED. In alcuni casi gli insorti vanno all'attacco dopo aver sentito l'esplosione. I superstiti possono ribaltare la situazione e tendere una controimboscata, ma devono essere rapidi. Il veicolo dei nostri soldati è stato colpito e loro dovranno eliminare i nemici subito. Questo è il vostro Humvee. È stato colpito da un IED. Voi siete vivi, dovete uscire dal veicolo, prendere le armi, raggiungere la posizione di guardia e tenere la controimboscata. Dovrete arrampicarvi per 90 metri per raggiungere la posizione da imboscata, il che, come sapete, renderà più difficile mettere a segno un colpo. Per questa sfida userete un Ruger SR-556. L'SR è una versione avanzata della carabina M4 dell'esercito statunitense. Il sistema a gas del pistone minimizza l'ingresso di gas sporco nella culatta e ne migliora l'affidabilità. Appena arrivate lassù, vi preparate a tendere la controimboscata. Quello è il veicolo dei cattivi che stanno venendo a prendervi. Contiene 5 bersagli. La squadra che elimina i bersagli nel minor tempo possibile vince la gara. I vincitori guadagnano un vantaggio tattico per il round finale. Signori, ricordate,
Avete solo 3 minuti per eliminare più bersagli possibili. Bene, Seals. Cominciate voi. Date il massimo. Ok. Seals! Siete pronti? Sì! Sì! 3, 2, 1, all'attacco! Raggiungere subito l'altura è cruciale per vincere. I Navy Seals stanno facendo un ottimo tempo. Ci ha messo 30 secondi. Hanno il fiatone. Respirazione e battito accelerati rendono difficoltoso mantenere la mano ferma. I Seals hanno difficoltà a centrare il bersaglio. Più si è in alto, più è difficile mirare, perché i bersagli sono molto più vicini di quanto sembri. Non calcolando l'altezza, i proiettili superano il bersaglio. I Seals devono migliorare la mira in fretta, stanno perdendo un sacco di tempo. Rob e Ray affrontano per primi il round per il vantaggio tattico della sfida finale. Devono eliminare 5 nemici, ma direi che hanno qualche difficoltà nel prendere la mira da questa altezza. Dannazione! Stanno perdendo tempo. Devono assolutamente recuperare. Ho cominciato a sparare, ma non colpivo niente, cazzo. Avevamo un paio di caricatori, forse 3. Devono correggere subito la mira o perderanno la sfida. Un punto. 2 punti. Finalmente i Seals aggiustano la mira. Ora non si fermano più. Quattro punti. L'ultimo bersaglio è il conducente. È fatta. 5 bersagli eliminati. Cessate il fuoco! Ottimo lavoro, ragazzi. Siete saliti quassù, avete preso posizione e avete subito cominciato a sparare. Ma il tempo perso per aggiustare la mira influisce sul risultato. 2 minuti e 58 secondi. Tocca ai mercenari. Per esperienza sanno quanto siano pericolosi gli IED. Il mio migliore amico è morto 2 anni fa. È stato colpito da una granata. Una sera è andato a dormire e un pezzo l'ha preso al cervello. Darei la vita per ogni compagno con cui ho lavorato. Darei la vita per Paul senza pensarci e lui farebbe lo stesso per me. Soldati, siete pronti? Pronti! Pronti! 3, 2, 1, all'attacco! Escono subito dall'Anvi. Ottimo. Jay è in testa. Un attimo. Hanno sbagliato sentiero. Ho visto Jay che superava il sentiero e ho pensato, non può girare a destra. Possibile che i Marines siano così stupidi? Ok, questa è la strada. Hanno perso 5 secondi. Conducente! Anch'io! Se fosse la vita reale, prima elimineremmo il conducente. Conducente eliminato! 2 punti! Avranno un orientamento pessimo, ma sono degli assi a sparare. Quei bersagli non hanno chance. 3 punti! Quattro punti! E sono passati appena 1 minuto e 15 secondi. I mercenari abbattono tutti e 5 i bersagli in 1 minuto e 30 secondi. Una vittoria schiacciante. Cessate il fuoco! Ottimo lavoro, ragazzi. Paul, bravo. Anche tu, Jay. Grazie, signore. Ottimo lavoro di squadra. Avete imparato qualcosa? Un attimo.
Volevamo solo provare un percorso alternativo. Certo, un altro sentiero, eh? Sì. Esatto. Ottima capacità di adattamento, bravi. Grazie. Li state mettendo sotto. Speriamo. Ci avete messo la metà, complimenti. Non succederà più. No. Domani non ci scapperanno. Secondo te chi vincerà domani? Noi saremo i vincitori. Di corpi speciali? Sì, sì. Cambieranno il titolo. Certo, sarà mercenari speciali. Sicuramente. I mercenari si preparano per l'ultima sfida cambiando acconciatura. Veramente? Dobbiamo avere un look da guerrieri. Sì, è l'ultima sfida. Ho fatto di fretta, ma non è male. Sei l'uomo più brutto che abbia mai visto. Cerca di non farmi lo scalpo stavolta. Ti sei c***o sotto! Gli americani non sembrano troppo intimoriti dalla tradizione di guerra dei mercenari. Non ci rasiamo la testa, non preghiamo gli dèi. Vinciamo e basta. L'ultima sfida è ispirata ad un'audace missione dei corpi speciali in Somalia. Gennaio 2012. Gli US Navy SEALs irrompono in un complesso, recuperano degli ostaggi e uccidono 9 assalitori. Ogni soldato dei corpi speciali deve riuscire a recuperare degli ostaggi. Come sapete, per essere un buon soldato bisogna saper sparare, muoversi e comunicare. Metteremo alla prova tutte e tre queste abilità. Abbiamo preparato 2 strutture. All'interno c'è un agente. Voi dovrete recuperarlo. Partirete da una collina, procederete in discesa per 180 metri e avanzerete verso il vostro obiettivo. Ma non finisce qui. A guardia dell'agente ci sono 2 combattenti nemici. Per la prima volta in questa gara vi confronterete con una forza d'opposizione. Saranno armati di AK-47 e fucili da caccia Mossberg. Avranno anche delle pistole semiautomatiche. Tutte le armi saranno caricate con proiettili macchianti Simunition. Un colpo sul busto e siete fuori. Voi avrete delle carabine Ruger SR-556. Il calcio pieghevole agevola il trasporto, mentre il caricatore dispone di 30 colpi. La missione è eliminare i combattenti nemici, recuperare la gente e tornare sulla collina per raggiungere il traguardo qui. Può essere anche uno solo di voi a portare la gente al traguardo. E chi arriverà primo vincerà Corpi Speciali Ultima Sfida. Ci sarà anche un altro nemico da battere, il caldo. La temperatura si aggira intorno ai 40 gradi. Siamo abituati al caldo, non importa. Lo facciamo da 20 anni. È solo un altro giorno di lavoro. La testa è più aerodinamica ora. Ha una forma strana. Non è vero. È strana. Guarda di profilo. Non è aerodinamica. Ti piaccio, eh? Sì, molto. Mercenari, avete guadagnato un vantaggio tattico. Quindi potrete scegliere per primi. Inoltre partirete con 10 secondi di vantaggio. I mercenari scelgono questa struttura perché alberi ed edifici forniranno loro maggiore copertura. In prossimità dell'obiettivo, invece, i SEALs dovranno uscire allo scoperto, rendendosi visibili ai nemici. Mercenari, siete pronti? Pronti! 3, 2, 1, via! SEALs, pronti? In posizione. Pronti! 3, 2, 1, via! Interessante. Gli americani hanno deciso di addentrarsi nella vegetazione. I mercenari proseguono sulla cresta. La scorciatoia potrebbe ritorcersi contro i SEALs. La vegetazione è fitta e li rallenta. Non ti fermare! Cazzo, non ti fermare! Ci siamo! Ultima sfida. Mercenari e Navy SEALs devono recuperare un agente tenuto in ostaggio e sorvegliato da 2 combattenti nemici. I mercenari stanno impiegando pochissimo tempo per scendere. Il percorso è più veloce, ma sono esposti al fuoco nemico. Gli americani partono con 10 secondi di svantaggio e scelgono una scorciatoia. Ma la fitta vegetazione li rallenta. Non ti fermare! Mentre i SEALs combattono con gli alberi,
I mercenari si preparano a combattere il nemico vero. Ci siamo. Sì. Ora possono concentrarsi sul bersaglio. Finalmente arrivano anche i SEALs. Ci siamo. Affermativo. Dopo la corsa sul terreno accidentato. Attento ai sassi. I SEALs si avvicinano al bersaglio. Sia Jay che Paul hanno combattuto in Iraq, quindi attingono all'esperienza su quel campo di battaglia per battere i nemici. A un certo punto l'addestramento prende il sopravvento, ti affidi a quello e cerchi di stare attento. Hanno una visuale sul nemico a guardia della gente. Un uomo armato pattuglia l'ingresso, mentre l'altro difende l'interno. Dall'altra parte della valle, i SEALs si avvicinano al loro obiettivo. Ci sei, Rob? Sono a un centinaio di metri dietro di te! Ecco l'edificio. Coprimi le spalle, provo ad avanzare. Ricevuto, dimmi quando. Vai! Colpito! I mercenari eliminano il primo nemico. Ne manca solo uno, ma ha una buona copertura. Mantenendo la sua posizione all'interno, costringe i mercenari ad avvicinarsi per ingaggiare battaglia. Intanto, per gli americani, è ora di attaccare. Un nemico eliminato, ne manca un altro. Anche i mercenari hanno le armi puntate contro il secondo nemico. Lì dietro! Si separano, costringendo il nemico a concentrarsi su uno solo di loro, cercando di guadagnare un piccolo vantaggio. Colpito! È a terra! Via libera! Ostaggio recuperato. Andiamo. Pronto? Sì. I mercenari hanno trovato la gente. Ora devono tagliare il traguardo. Addosso hanno 20 kg di equipaggiamento e il manichino ne pesa altri 30. Ben presto il caldo sembrerà ancora più soffocante. È sempre bene allontanare le armi dal nemico. Non si sa mai quando un uomo a terra potrebbe rendersi conto di non essere ancora morto. I SEALs devono ancora eliminare la seconda guardia per recuperare la gente. La loro tattica consiste nell'aprire il fuoco e avanzare. Rob resta indietro. Se Ray fallisce, tocca a lui. Il nemico raggiunge una posizione più nascosta. Possono eliminarlo solo in uno scontro ravvicinato. I SEALs recuperano la gente e iniziano la manovra di estrazione. Trovami un sentiero, Rob! Gli americani si allontanano dall'edificio mentre i mercenari risalgono già la collina. Ce la facciamo? Sì! Forza! La domanda è: quale sentiero sceglieranno? Se sbagliano, la salita potrebbe diventare molto faticosa. Sali! Sudavamo come matti e avevamo la sabbia in bocca, è stato tremendo. Non ti fermare. I mercenari sono stremati, ma sono davanti agli americani, che devono recuperare terreno. Di qua. Vai avanti. Ray è davvero incredibile. Sta portando su quel peso da solo. I 30 kg si fanno sentire ogni secondo di più. Vai, fratello. Vai, 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 vai. La domanda è: il fisico forte di Ray ce la farà a reggere? Per la vittoria è sufficiente che arrivi in cima un solo membro della squadra. Mi è caduto! Se quell'agente fosse vero, soffrirebbe quanto i mercenari. Il caldo si fa sentire. Intanto Ray ce la sta mettendo davvero tutta. Ray sta per conquistare la vittoria per i SEALs. Che sprint finale! Vittoria! Sì! Il razzo di segnalazione! Hurra!
I mercenari hanno perso. Hanno vinto, amico. Andiamo, forza. Sì. Alzati. Ma in questo momento hanno problemi più grandi. Vai avanti. No, ti aspetto. Mi sono fermato e ho detto a Paul, vai avanti, mi riposo un attimo. Mi sono inginocchiato e... sono finito a terra. Quando ho alzato gli occhi ho visto un soldato dei SEALs che mi ha detto, forza, in piedi. Andiamo, amico. Forza. In piedi. Alzati, togli il mento e occhiali. Prendi la tua arma anche. Andiamo. Io non ti lascio qui. Finiamo questa c***o di sfida insieme. Ora è come se facessero parte della stessa squadra, anche i mercenari. Devi prenderti cura dei tuoi compagni. È questo che conta. A testa alta. Tutti insieme. Andiamo. Non siete morti, non mollate. Ottimo lavoro. Ben fatto, amico. Forza, fratello, forza! Così si fa, bravissimi. Complimenti, ottimo lavoro, davvero. Signori, Jay, Paul, vi siete dimostrati all'altezza della sfida. Rob, Ray, avete scampato l'eliminazione e siete arrivati in finale. US Navy SEALs, siete i vincitori di Corpi Speciali Ultima Sfida. Grazie per tutto lo sforzo e l'impegno. Grazie, complimenti davvero. Grazie. Siamo tutti nati e cresciuti dalla stessa madre, la guerra. Per questo ci consideriamo fratelli, anche se in competizione restiamo fratelli. Morirei per loro e sono sicuro che loro farebbero lo stesso per me. Tanto di cappello. Non sono solo arrivati in cima, sono anche tornati a prendermi. Sono stati degni avversari. Mai sottovalutare il nemico e mai sottovalutare noi, perché i SEALs vincono sempre.